ANSA Voice. Mano al portafogli, è arrivato il momento di pagare. Già, come ogni anno, entra nel vivo la stagione fiscale. Se agosto è il mese dei tuffi in costume, certamente giugno è quello degli appuntamenti con il fisco. E quest'anno non ci sono i rinvii che hanno accompagnato le difficoltà della pandemia. Ci sono da pagare l'IMU, il primo acconto dell'IRPEF e i contributi pensionistici, in particolare per chi ha la partita IVA. Ma la crisi morde, l'inflazione corre e le bollette sono aumentate, lo sappiamo tutti. Qualcuno potrebbe trovarsi in difficoltà, come si dice, a corto di liquidi, per pagare anche le tasse. Che, lo ribadisco, vanno pagate perché sono quelle che garantiscono il funzionamento dei servizi pubblici. Ad esempio, sono servite anche a pagare i vaccini, grazie ai quali stiamo contrastando il Covid. Insomma, la crisi morde e ho pensato che non tutti sanno che il fisco è diventato più flessibile. Consente pagamenti a rate o pagamenti ritardati con piccole sanzioni. Io sono Corrado Chiominto. E io Monica Paternesi. E quello che state ascoltando è ANSA Voice Economia, la rubrica podcast della redazione economica dell'ANSA, che oggi vi parla delle scadenze fiscali che abbiamo davanti, ma anche di come, se il portafoglio piange, i versamenti possano essere diluiti in più mesi. Pagare le tasse, in questo caso, non diventerà bellissimo, come diceva un ex ministro dell'economia, ma potrebbe, certo, essere meno ostico e più gestibile, vista la congiuntura. E io pago! Il primo appuntamento, sicuramente, è quello dell'IMU. Entro il 16 giugno, in pratica entro giovedì prossimo, si paga il primo acconto sugli immobili diversi dalla prima casa, se questa non è di lusso. In tutti gli altri casi, quindi per una seconda casa, per la prima casa di lusso, per un negozio, bisognerà andare alla cassa versando, lo faccio facile, la metà di quanto pagato l'anno scorso. Ma prendiamo il caso di chi si trova ora in difficoltà. Ecco, in questo caso non è possibile percorrere la strada dei versamenti rateali che invece esiste per l'IRPEF, perché non sono previsti per questa imposta. Rimane invece la possibilità di pagare in ritardo e di fare il cosiddetto ravvedimento operoso. Vediamo un po' come spiegare il ravvedimento operoso. Beh, il termine appare un po' penitenziale. Ma di fatto è lo strumento che consente a chi si accorge di aver pagato meno, di non aver pagato un'imposta, di farlo prima che il fisco se ne accorga e faccia scattare le sanzioni. Beh, la penitenza c'è, però le sanzioni che si pagano sono ridotte. Nel caso dell'IMU, ad esempio, c'è una corsa a tappe che prevede una sanzione dello 0,2% per ogni giorno fino al quindicesimo, poi del 3% per il primo mese, quindi del 3,75% per un anno. Troppi numeri? Fai un esempio pratico. Il dipendente che deve pagare l'IMU il 16 ma si trova a corto di soldi e deve attendere lo stipendio del 27, il tradizionale San Paganino, potrà pagare in ritardo di 11 giorni, con una sanzione quindi appena sopra il 2%. Se doveva 100 euro, pagherà 102 euro. L'importo da versare poi salirà a 103 euro per il primo mese e quindi a 104 per un anno. Occhio però, se il fisco si accorge del mancato pagamento, la sanzione è del 30% più gli interessi. Va però detto che solitamente il fisco comunale, soprattutto nelle grandi città, impiega più di un anno per scoprire il mancato versamento. Ma non c'è solo l'IMU. A fine mese, il 30 giugno, si pagano l'IRPEF e i contributi previdenziali. Chiaramente è un appuntamento che non riguarda i lavoratori dipendenti, che pagano in busta paga, soprattutto se fanno la precompilata. E questo appuntamento riguarda soprattutto le partite IVA, chi possiede seconde case, chi percepisce affitti, e chi magari prende gli alimenti per una separazione o un divorzio. In questo caso i meccanismi di elasticità sono tantissimi. Il primo è davvero conveniente, per chi paga con un mese di ritardo deve solo aggiungere uno 0,4%. In pratica, se deve 1.000 euro dovrà aggiungere solo 4 euro. Quest'anno poi il calendario è davvero particolare, sembra quasi un gioco dell'oca. Si parte il 30 giugno e si arriva al 22 agosto. Ecco, guarda, vi spiego come. Con il rinvio di un mese si passa alla casella del 30 luglio, che cade di sabato. Questo fa rimbalzare sul 1 agosto, che è il primo giorno lavorativo successivo. Ma ad agosto il fisco va in vacanza, c'è una sorta di tregua che fa rinviare tutti i pagamenti fino al 22 agosto. In pratica, pagando solo 4 euro in più per ogni 1.000 euro dovuti, si rinvia il versamento di quasi due mesi.
E poi ci sono i meccanismi di rateizzazione, che valgono anche per chi decide di pagare la prima rata con lo slittamento del quale vi abbiamo appena parlato. Per le rate, le scadenze sono mensili ed è possibile suddividere l'importo dovuto in 6 tranche. L'ultima arriva al 30 novembre. Sulle istruzioni delle dichiarazioni su siti specializzati si trova anche la possibilità di fare il calcolo di quanto dovuto. Ma per farvi capire, non entro in tutti i dati, nell'ultima rata, quella del 30 novembre, si paga solo l'1,65% di interessi. E anche per le imposte e i contributi c'è la possibilità di fare il ravvedimento operoso. Anche in questo caso si paga con sanzioni ridotte, diverse però da quelle dell'IMU. Non ve le dico tutte. Basta sapere che entro il mese si paga l'1,5% dell'imposta in più come a titolo di interessi. Chi paga in 3 mesi deve invece aggiungere l'1,67%. Attendere un anno invece significa pagare il 3,75% in più. Come dire, se un'impresa deve 10.000 euro di tasse, pagherà in ritardo versando 37,5 euro in più. Con un'avvertenza, in genere il fisco impiega più di un anno per verificare i versamenti delle dichiarazioni dei redditi, ma se il fisco si accorge prima del mancato pagamento, il ravvedimento non si può più fare e quindi scatterà una sanzione del 30% e il calcolo degli interessi. E come direbbe Totò? E io pago! E io pago!